Capitano, diverse le misure cautelari, quindi diversi i ruoli all'interno dell'operazione. E diciamo, il giudice per le indagini preliminari ha diversificato la misura cautelare in base diciamo, al ruolo ricoperto dai singoli personaggi. Abbiamo i primi personaggi che sono indagati di associazione per delinquere finalizzata all'induzione allo sfruttamento della prostituzione, abbiamo poi gli altri personaggi che rispondono solo ed esclusivamente di sfruttamento e induzione alla prostituzione. E in un solo caso abbiamo un caso di favoreggiamento che sarebbe poi il titolare di un hotel di Polla che praticamente assecondava, non registrando, non adempiendo agli obblighi di legge, gli incontri sessuali. Le case di appuntamento oltre all'albergo dove erano localizzate? Allora, le case di appuntamento erano praticamente delle case prese in fitto. Alcune prese in fitto anche da cittadini stranieri, erano localizzate in Sala Conselina, Polla e San Pietro Altanago. Abbiamo anche notizie di case di appuntamento fuori del Vallo di Diano, a Battipaglia, che però questi soggetti hanno diciamo, provveduto subito a spostare quando hanno visto dei controlli di polizia casuali fatti dai colleghi di Battipaglia o dalla polizia di Battipaglia. Chi erano i clienti, capitano? I clienti erano persone per la maggior parte innanzitutto del posto, almeno per quanto riguarda le case di appuntamento che erano nel Vallo di Diano. Erano clienti che variavano sia culturalmente sia economicamente, anche perché le prestazioni avevano un minimo e un massimo, diciamo le ragazze si adattavano praticamente al cliente che si trovavano di fronte. Sono durate le indagini? Le indagini sono durate dall'ottobre del 2008 ad oggi. Si è deciso giustamente poi di intervenire per interrompere l'azione criminale, anche perché c'era comunque il sentore che stavano andando oltre, stavano uscendo fuori dai confini del Vallo di Diano. Tenete conto che delle perquisizioni stamattina sono state fatte nella provincia di Potenza, due cittadini sono stati arrestati nella provincia di Cosenza, già si erano spostati, un ragazzo è stato arrestato ad Orvieto perché si era spostato su ad Orvieto ed un altro in provincia di Teramo.